Moto Reporter, siamo qui con Gio Sala, non serve presentarlo perché lo abbiamo sognato tutti, lo abbiamo seguito e mi sa che lo seguiremo perché mi sa che sta allenando un ragazzino che fra il prossimo anno dovrebbe fare qualcosa di interessante. Ciao Gio, come va? Ciao, buongiorno, sì, tutto bene. Diciamo che avendo finito l'attività cerco un po' di dare una mano a qualche giovane ragazzo che sta promettendo bene. Tanto l'ho annunciato, tu, sappiamo chi è, lo puoi dire. Cioè, tu alludi a Mirko? No, no. Alludo a Gioele, che gli sta dando una mano. Oddio, allora proprio ragazzino non è. Sì, no, allora sì, se parliamo di rally, sì. Praticamente, avendo un rapporto, come si può dire, profondo con la famiglia, con Gioele ho voluto mettermi in gioco per dare una mano e trasmettergli quell'esperienza che suo padre a volta mi passò, ma quindi è molto piacevole lavorare con Gioele perché è un ragazzo che si impegna molto a questo progetto, questo sogno che era volontà di Fabrizio, correre la Dakar insieme. Purtroppo è andata come è andata, però bravo Gioele che mantiene comunque la volontà di realizzare il sogno di suo padre. Ecco, noi sappiamo che Gio è un punto di riferimento un po' per tutta l'Italia, perché non è sufficiente andare bene, essere bravi a guidare, bisogna anche saper trasmettere quello che uno sa e le conoscenze che si ha. Oltre a Gioele, chi sta aiutando? Ma c'è un ragazzo in Romagna che è figlio di un mio amico e quindi gli sto dando le dritte, quelle che possono aiutare a bruciare le tappe. Ovviamente se tu sei autodidatta sicuramente di fare esperienza, e l'esperienza ti serve parecchio tempo, cosa che se invece hai qualcuno che ti dà un consiglio magari sei più veloce nell'apprendere le malizie del caso. Sicuramente sia per Gioele che per Mirko sarà un impegno loro, perché alla fine l'esperienza sulla propria pelle è fondamentale. Gioele ha tanta volontà, siamo andati in Tunisia a febbraio per fare degli allenamenti e ho visto che è molto motivato, e quindi questa è una buona partenza. Tu come assistenza li seguirai o rimarrai qui? Ma guarda, al momento non è stato pianificato niente, però tu sai che il budget per farla da cara è abbastanza importante, quindi credo che la prima cosa che Gioele dovrà trovare saranno la gente che lo sopporta e lo aiuta a realizzare questo sogno. Poi se sarà il caso che abbonderà, allora potrò adeguarmi. Penso che una volta che tu arrivi preparato, poi sul posto non è che sia indispensabile avere un consigliere, quindi è meglio lavorare prima che sul momento. Premesso che il mentore rimane sempre il mentore, è arrivato il mio secondo operatore motoclub Polizia di Stato e quindi eccolo qua. Dici cosa fai qui, perché se sei qui ci sarà un motivo, no? Allora sì, praticamente questa fondazione che è la ricerca del diabete 1, se mi posso permettere chiamo il direttore e ti faccio spiegare da lui. Che vuoi. Nicola, scusami. Mario di Moto Reporter. Ciao, piacere. Tanto piacere. Ciao. Allora, ciao a tutti. Ho visto lui, gli ho chiesto se sei qui ci sarà un motivo. E lui mi ha detto, te lo spiega il direttore. Ecco, perfetto. Fondazione Prego. Hai detto che sono inserito nel team feed. Certo. Dall'anno scorso Gio ha deciso di aderire al nostro progetto, che è un progetto dove da un lato si fa sport, ci divertiamo facendo enduro, ma lo facciamo per raccogliere fondi per la ricerca scientifica. Fondazione Italiana Diabete è la fondazione più grande in Italia che fa questo genere di ricerca sul diabete di tipo 1, che è la malattia autoimmune, colpisce prevalentemente bambini, ragazzi, eccetera, e quindi ha bisogno di sostegno per arrivare alla cura definitiva, che ancora non c'è. Abbiamo dei team in varie discipline, quello dell'enduro non poteva che essere perfettamente rappresentato dal grande Gio. Avete la sede dove? Dunque, la nostra sede è Milano, Legnano, una sede operativa, però per quanto riguarda le attività del team abbiamo piloti in tutta Italia, per cui abbiamo gruppi, grazie a Dio con i social media riusciamo a parlarci fra tutti e ci ritroviamo quando c'è o da fare un allenamento o soprattutto partecipare alle gare. Abbiamo iniziato con lo Swank Rally di Sardegna l'anno scorso, quest'anno faremo Motorelli, magari qualche partita anche col trofeo KTM, insomma ci stiamo inserendo anche nel mondo delle competizioni. Quindi l'utile, il dilettevole e il sociale in sostanza. Esattamente. Perfetto, grazie. Grazie. Vi voi. Troverete su motoreporter.it e sul canale YouTube di Motoreporter. Fantastico. Ok, Mario Augello, ciao, grazie, ciao, ciao, piacere.